Buon pomeriggio da Gabriele Giustiniani e benvenuti a Bogliasco. È la quinta giornata della Pool Salvezza Sampdoria-Pomigliano. Manca sempre meno la fine dei giochi e queste sono partite che possono decidere una stagione. Palla in corsia per Baldi. Uno contro uno, rientra, prova anche il cross. Deviazione sfortunatissima del Pomigliano. Dal cross di Baldi nasce il gol della Samp. 1-0. E questo l'errore da parte di Passeri, che sta accompagnando anche Bonfantini sul secondo palo, ma è lontana. Oliviero pettina il pallone, Baldi come prima, cross dentro l'area, secondo palo! Bonfantini di testa mette fuori, ma l'asse è sempre quello, Baldi che mette al centro. E stavolta la deviazione era di una giocatrice della Samp, Agnese Bonfantini, che è riuscita anche a rimanere qualche secondo in area, ricoinvolgendo totalmente anche il Pomigliano, che rimarrebbe a 17 e quindi appena due punti sopra. Bonfantini scappa via, entra in area di rigore, prova la sua giocata, rientra sul destro, calcia forte, Setinia schierma il pallone a Picella, prova a dar profondità, colpo di testa di Pisani, poi occhio ad Anna Lucia Martinez, la posizione regolare. Pareggia il Pomigliano con la numero 20, 1-1 al 38esimo, si è addormentata la Samp. Anna Lucia Martinez, pareggio per il Pomigliano, non credo si possa parlare oggettivamente di assist per come è arrivato questo pallone ad Anna Lucia Martinez da parte di Rabot. Vediamo se trova una soluzione diversa adesso. È arrivata anche Spinelli da dietro. Parte il cross. Primo palo, anticipo e altro autogol. Probabilmente sempre di Passeri. Incredibile. 2-1 per la Samp. Ecco la Picella. Sbaglia il tocco, recupera Bonfantini che arriva in area di rigore. Bonfantini non perdona, 3-1 per la Samp. Grave errore da parte di Apicella e Bonfantini è letale. Questo è un gol molto pesante per la Samp e forse addirittura per la stagione. L'errore è a monte chiaramente, il passaggio in orizzontale letto da Bonfantini che ha attaccato dritto per dritto la porta. 3-1 Samp. Dal 18 settembre, quando vinse 1-0 sul Como. Palla in area di rigore, Spinelli di testa! Super intervento di Setinia a togliere la palla dall'angolino. Corner per la Samp che minaccia un'altra volta dalla bandierina. Ma che parata che ha fatto Setinia! In area le saltatrici, batte Battelani. Colpo di testa di Bragonzi e poi Setinia. Ovviamente Tampieri. Con un miracolo riesce a cavarsela e tenere chiusa la porta della Samp. Buttata per terra. Giordano. In area di rigore Baldi. Punta Giordano, uno contro uno. Va sul secondo palo. Cecilia Re, tutta sola, mette dentro. Il gol del 4-1 al 79esimo minuto, tutta da abbracciare Giordano. Del pomeriggio, si è innervosito il Pomigliano, difeso troppo basso. E alla fine la Samp è riuscita a punire, 4-1. Cecilia Re, vicino a Regazzoli. Scarico, Regazzoli punta la porta, calcia, deve intervenire Setinia. E poi dice che basta così, dopo 18 partite torna a vincere la Samp, batte 4-1 il Pomigliano.